4 novembre del 1918 l'Italia vinse la prima guerra mondiale, siamo ormai a 98 anni di distanza, ma come ogni anno ricordiamo sempre, ricordiamo purtroppo le vittime che sono tutti i nostri compatrioti, cittadini che sono morti in quella guerra, dicevo poco fa nel mio intervento 650.000 vittime, 1 milione di feriti e di mutilati, quindi diciamo che è stato dato un contributo forte in termini di uomini e di mezzi. Abbiamo vissuto anche la seconda guerra mondiale con altri morti, abbiamo ricordato poco fa il nostro tenente Francesco La Fata, dove abbiamo deposto una corona, nostro concittadino che è morto in Tunisia durante una guerra, durante una battaglia. Oggi ci sono ancora dei posti nel mondo, sono circa 150, dove si combattono delle guerre. Ricordiamo la Siria, ricordiamo l'Afghanistan, il Libano, e dove sono presenti anche dei nostri militari. E quindi il nostro motto, il nostro desiderio è quello, appunto, soprattutto di tramandare alla nuova generazione, è quello che queste guerre devono assolutamente finire, e il principio è quello appunto della pace. Oggi era doveroso essere qua presenti, ricordare coloro che hanno sacrificato la propria vita per dare la pace alla nostra nazione, e non solo loro, ma tutti coloro che sono morti nel mondo in missioni umanitarie per garantire la pace. Speriamo che la parola guerra venga cancellata. Speriamo nel più breve tempo possibile, perché spero tanto che si possa vivere in pace e non assistere a quello che succede in tante parti del mondo. Non c'è stata dichiarata la terza guerra mondiale, ma viviamo una terza guerra mondiale, perché quasi tutti i territori dei vari continenti sono toccati da guerre. Non è bello, e speriamo che ciò non avvenga più e ci sia la pace. Poi oggi ho voluto ricordare Donato, Enrico e Vincenzo Impastato, che sono state delle persone, chi da un lato chi dall'altro, che abbiamo perso e che credevano fortemente alle forze armate, e la presenza dei familiari costantemente il 4 novembre per tutte le feste nazionali e la dimostrazione del loro attaccamento alla patria. E poi ho ricordato il signor Licotino, che con un gesto eroico ha salvato una ragazza a Roma. Noi a breve lo contatteremo e gli daremo l'onorificenza per quello che ha fatto, e ha portato il nome di Partinico alla ribalta di tutta la nazione, l'attaccamento alla patria, e con questo atto così valoroso ha dato la possibilità a una ragazza di salvarla da una situazione drammatica. Le forze armate continuano a essere impegnate in quei territori dove c'è ovviamente necessità, e l'Italia si spende sempre per la pace. Sì, perfetto. Come stava dicendo lei, come ha ricordato ieri il Presidente della Repubblica, stamattina nell'omelia Monsignor Salvia, le nostre forze armate sono impegnate in parecchi territori a livello internazionale per portare il contributo di pace a quella popolazione che è martoriata dalla guerra. L'Italia è stata sempre in prima linea portando dei grandi successi riconosciuti sia in ambito internazionale dall'ONU e dalla NATO, specialmente negli ultimi scenari, l'ultimo che si è aperto adesso in Iraq. L'Italia sta dando un grosso contributo di personale, e con questa occasione non dobbiamo dimenticare tutti coloro che sono morti, colleghi e anche personale civile, perché bisogna dirlo, anche gente, personale civile, giornalisti che erano lì anche per fare il loro lavoro, sono morti in questi territori. Quindi oggi dobbiamo ricordare sia i militari che anche il personale civile morto, in numero naturalmente ridotto. L'Italia ha dato un grossissimo contributo sia durante le guerre mondiali, ma negli ultimi 20 anni ne ha dato altrettanto. Quindi onore a loro, e dobbiamo ricordarci sempre di loro.